Ultima edizione di Stadio News in studio, Riccardo Gatto. Riprenderà domani il percorso d'avvicinamento del Palermo alla gara di sabato 4 aprile contro il Milan. I rosanerosi si ritroveranno all'attenente onorato di Bocca di Falco per una seduta pomeridiana, da valutare le condizioni di Giancarlo Gonzalez, che durante questa sosta dovrebbe comunque recuperare. Direttamente dal proprio profilo Instagram, il portiere e capitano del Palermo, Stefano Sorrentino, commenta così il periodo dei rosanero, reduci da 4 gare senza gol e 5 senza vittorie. Solo con il lavoro e rimanendo uniti, dice il portiere, supereremo questo periodo poco brillante. Nessuno ha mollato e presto torneremo alla vittoria, meno 5 al nostro obiettivo. Il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, non è sicuramente contento degli ultimi risultati ottenuti dalla formazione rosanero. Fisicamente mi sembra che la squadra non ci sia più, ha dichiarato Zamparini, e quando le gambe non girano i problemi si riflettono anche a livello mentale. Ho detto a Iachini che deve tirarci fuori da questa situazione. Non siamo riusciti a ottenere un successo nemmeno contro Empoli, Cesena e Chievo. Sarebbe bastata una vittoria per conquistare più dei 2 punti delle ultime 5 settimane. Fortuna che siamo a quota 35, se questa crisi ci avesse investito a 25 punti non ci saremmo ripresi. Franco Vázquez ha parlato così della convocazione con la nazionale italiana. Con Conte avevo parlato quando è venuto al campo di allenamento del Palermo, ha dichiarato Vázquez. Per me è un momento incredibile, si tratta di una maglia pesante, l'Italia è fortissima. Mi piacerebbe fare come Camoranesi, che ha vinto un mondiale. Ancora però non ho messo nemmeno piede in campo, devo ancora lavorare tanto. Il centrocampista del Palermo, Enzo Maresca, analizza così il KO di sabato pomeriggio contro il Chievo Verona, con Vázquez che ha colpito il 9° legno stagionale. Sono troppi, ammette Maresca, e Iachini lo ha sottolineato più volte. Questo è il calcio, tornando al discorso invece della flessione stagionale, ammetto che ci può stare. Non si poteva non prevedere una sorta di calo in campionato, e anche fisiologico, ma torneremo alla vittoria presto, me lo sento. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.